Allora, buongiorno a tutti. Oggi è il 15 marzo 2021, consiglio della prima circoscrizione, così come da ordine del giorno del mese di marzo 2021. In assenza del Presidente Massimo Castiglia, presiede il Vicepresidente Antonio Nicolao, chiedo al Dottore Militello, nella qualità di segretario del Consiglio, di avviare l'appello nominale. Prego, Dottore Militello. Buongiorno, Castiglia, Nicolao. Buongiorno, presente, accetto la registrazione. Imperiale. Presente. Peter Resi. Buongiorno, presente, accetto la registrazione. Randazzo. Buongiorno a tutti, presente. Sorci. Buongiorno, presente. Tramuto. Buongiorno, presente. Valenti, Venturella, Buongiorno, presente. Vetrano, Buongiorno, presente. Presidente, 8 presenti. Microfono, Presidente. Sì, ha ragione, mi chiedo scusa. Constatata la sufficienza del numero legale, dichiara aperta la seduta odierna. Nominiamo tre scrutatori. Consigliera Pitarresi, consigliere Randazzo, consigliera Vetrano. Approvazione per appello nominale. Prego, dottore Militello. Castiglia Nicolao, Favorevole. Imperiale. Favorevole. Pitarresi, Favorevole. Randazzo, Favorevole. Sorci, Favorevole. Tramuto, Favorevole. Valenti, Valenti, Favorevole, favorevole. Venturella, Vetrano. Favorevole. Presidente, tutti e 8 favorevoli votanti. Microfono, Presidente. Niente, oggi proprio non riesco. Chiedo scusa. Se non ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri o dei capigruppo, passiamo all'ordine del giorno. Avete comunicazioni da dare? No, va bene. No, no, no. Allora, dottore Militello, mi pare che venerdì avevamo iniziato a trattare una mozione che poi purtroppo a causa della mancanza del numero legale non si è potuta definire. Credo che sia la mozione numero 8. Dico bene, dottore Militello? Sì, Presidente. Prego. Allora, invito il signor Rocco a rileggerlo. Buongiorno a tutti. Mozione numero 8, mozione urgente presentata dal vicepresidente Antonio Nicolao. La mozione ha per oggetto copertura buche o rifacimento urgente manto stradale pericoloso in via Candelai. Con la presente si chiede al Consiglio di condividere favorevolmente anche quest'ulteriore mozione volta a impegnare, diffidando l'Ufficio dei Lavori Pubblici del Comune di Palermo, la RAP e Città Storiche, nel predisporre con la massima urgenza il rifacimento di tutte le parti di asfalto mancanti in via Candelai. Ricordo bene che questo Consiglio negli anni ha già deliberato su quanto è oggetto, ma a tutt'oggi la strada si presenta con numerosi dislivelli e buche. Si precisa inoltre che questa condizione viaria mette seriamente a rischio di cadute con seri rischi di danni permanenti ai pedoni, in quanto la stessa è priva di marciapiede, conducenti di ciclomotori, motocicli e ciclisti. Si impegna il Presidente della circoscrizione, dopo l'approvazione, a seguirne gli sviluppi presso l'Assessorato ai Lavori Pubblici e gli Uffici Città Storiche e RAP. Palermo 28/2/2021, firma il Presidente Antonio Nicolao. Come si vede c'è anche una foto del 25/2/2021. Il documento è pervenuto al nostro ufficio il 26 febbraio 2021 con numero di protocollo 148-796. Prego, Presidente Nicolao. Sì, grazie signor Rocco, nulla da aggiungere. Se ci sono consiglieri che devono intervenire, prego.
bisogna aggiungere solo le mozioni che sono state fatte in riferimento allo stesso tratto stradale, solo questo. Presidente, posso? Prego, consigliere Vitarresi. Sì, Presidente, condivido la mozione, credo che bisogna insistere sia con l'assessorato ai lavori pubblici, ma anche con la città storica, perché veramente questa strada è in condizioni pericolose, poco sicure per le persone, per chiunque passa, veicoli e pedoni. Abbiamo fatto diverse, un po' tutti, diverse volte presente, che le condizioni di questa strada, però purtroppo ci sono difficoltà che non si riescono a risolvere, non si capisce il motivo, ma la strada ha veramente bisogno, in condizioni disastrose. Non so se vi ricordate l'ultimo incontro che abbiamo avuto con l'architetto Prestigiacomo, dove segnalavo proprio le condizioni di via Candelai e chiedevo se c'era possibilità di rifarla o di avere un inserimento nel prossimo accordo quadro, perché tra l'altro è assurdo che non sia inserita negli interventi dell'accordo quadro, data le condizioni. Quindi credo che sia importante cercare in tutte le maniere di avere questa manutenzione del manto stradale, ma soprattutto, secondo me, Presidente, dobbiamo farla rifare tutto, perché non sono delle buche così, ce n'è una, si tappa e si risolve, c'è tutta la strada proprio da rifare. Grazie, Presidente. Grazie a lei, consigliera Pitarresi. Ci sono interventi? Presidente, posso? Prego, consigliera Vetrano. Solo per dire che quella strada è veramente inguardabile. Mi associo a quanto detto dai colleghi consiglieri. Più volte abbiamo presentato mozioni, ma sembra veramente che passi inosservata. E dire che è un'asse importante che porta praticamente dalla cattedrale, porta alla via Macheda. Quindi spero che venga inserita nei prossimi e futuri lavori. Grazie, Presidente. Grazie a lei, consigliere Vetrano. Presidente, posso? Prego, consigliere. Presidente, ho chiesto parola, Presidente. È stata la maniera. Uguale. Vai, Valenti, vai, non c'è problema. Prego, consigliere Valenti. Sì, Presidente, io d'accordo con la sua mozione. Dico, al di là di tutto, evitare questo e quell'altro. Mi auguro che più presto venga ripristinato tutto, soprattutto per la sicurezza dei pedoni e degli automobili che passano. Sì, ho terminato. Prego, consigliere Randazzo. Presidente, voglio aggiungere solamente questo, perché hanno detto tutti i colleghi, cioè è vergognoso ancora oggi vedere questa strada in queste condizioni, come questa, come tante altre nel centro storico. Presidente, si parla, io gliela voto favorevole perché è giusto che sia così, ma dobbiamo concretizzare, dobbiamo fare noi di più, a mandare fax, tutto quello che è possibile, perché dobbiamo dare controragione ai cittadini. Grazie. Grazie a lei, consigliere Zandazzo. Presidente, posso? Prego, consigliere Tramuto. No, io volevo solamente ricordare all'Aula tutta che il 31 di marzo o il 30 di aprile, adesso non ricordo la scadenza del mese, finirà la gestione di RAP per quanto riguarda la gestione della manutenzione stradale d'emergenza. Dice lei giustamente, questa è una buca, però molto spesso questo tipo di buche sono state risolte anche con qualche sacco di pece a freddo. Ora, se anche il RAP non avrà più la gestione di questo servizio, cosa importante, perché dobbiamo evidenziare che tutto quello che verrà gestito come emergenze ad oggi non sappiamo a chi verrà dato carico. Tutte queste tipi di interventi che noi richiederemo, come la buca, un tratto di strada che ha diverse buche più piccoline, che prima riuscivamo a gestire con magari il pronto intervento, adesso neanche sapremo più come gestirle. Quindi chiedo alla Presidenza, se fosse possibile,
di informarsi con gli uffici per capire, anche se una volta abbiamo avuto l'assessore, però dico, abbiamo parlato, ma ancora non è uscito il nome di questa ipotetica azienda che dovrebbe occuparsene, per sapere eventualmente nel prossimo futuro a chi dobbiamo noi con chi dobbiamo confrontarci per vedere di organizzare e di programmare l'eventuale sistemazione di tutte queste buche pericolose o non, d'emergenza o non. Grazie Presidente. Grazie consigliere Tramuto. Io per esempio immagino che è veramente un disastro questa strada. E la sua osservazione è assolutamente pertinente, bisogna sapere con chi bisogna interloquire per quanto riguarda il rifacimento, la manutenzione delle strade. Sicuramente vedremo di mandare anche una nota all'assessore Prestigiacomo, ritengo che sia lei che in qualche modo possa esaudire questa curiosità legittima del consiglio della prima circoscrizione, quindi magari in giornata vediamo insieme al dottore Militello. Va bene, se non ci sono altri interventi, dottore Militello, possiamo mettere in votazione la mozione. Castiglia, Nicolao. Favorevole. Imperiale. Favorevole. Pitarresi. Favorevole. Randazzo. Favorevole. Sorci. Favorevole. Tramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. Favorevole. Beltrano. Favorevole, presidente, 9 votanti, 9 favorevoli. Confermo. Ok, grazie ai discutatori, quindi la mozione in condivisione con gli discutatori di Tardetti, Randazzo e Beltrano. Per favore, i microfoni. Allora, dottore Militello? Sì, presidente. Ok, allora andiamo avanti con i lavori d'aula e chiedo insieme alla consigliera Pitarresi e al capogruppo Imperiale il prelievo della mozione numero dell'ordine suppletivo, la numero 30 può essere l'invito delle 5 mamme, è questa, dottore Militello? Sì, presidente. Perfetto, allora mettiamo in votazione il prelievo della mozione numero 30 iscritta all'ordine suppletivo. Prego, dottore Militello. Castiglia, Nicolao. Favorevole. Imperiale. Favorevole. Pitarresi. Favorevole. Aiuto. Randazzo. Favorevole. Sorci. Sorci. Tramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. Favorevole. Vetrano. Favorevole. Presidente, 8 votanti. Tutti favorevoli al prelievo. Grazie, grazie. Allora, se mettiamo la mozione per favore in home page e poi magari il signor Rocco la legge.
Allora, mozione al punto degli atti ispettivi numero 30 del suppletivo. La mozione ha per oggetto invito per incontro in modalità remota con le cinque mamme che si adoperano in favore della legalità in città. In riferimento alle lodevoli iniziative condivise dalla società civile riguardante la presenza delle cinque mamme in strada che, con la loro presenza, sono riuscite ad allontanare alcuni spacciatori che stazionavano davanti ad una scuola pubblica e ancora a redarguire chi abbandona rifiuti ingombranti per strada. Si chiede al Consiglio tutto di condividere favorevolmente la presente mozione al fine di invitare le suddette mamme in una seduta di consiglio in modalità remota, in modo da ringraziarle per il loro coraggio e per la loro attività partecipazione in favore della città. All'iniziativa potranno partecipare anche altre figure istituzionali del mondo della legalità e del sociale. Si impegna il Presidente della prima circoscrizione, dopo l'approvazione, a trasmettere l'invito per email agli indirizzi che verranno forniti. Palermo, 11 marzo 2021, Vicepresidente Antonio Nicolau. Il documento è stato acquisito l'11 marzo del 2021, protocollo 192-370. Prego, Presidente Nicolau. Grazie signor Rocco. Allora, io questa mozione l'ho presentata in linea con quanto questa circoscrizione in diversi anni ha fatto dal punto di vista di sempre di stare vicina alla circoscrizione a situazioni dove ci sono state delle persone che in qualche modo si sono distinte per situazioni di legalità o comunque di rispetto alle regole. Non è, io ricordo per esempio questo consiglio negli anni ha invitato l'imprenditore Francesco Massaro in aula consiliare, un soggetto che aveva ricevuto richieste di estorsioni. Questo consiglio ha avuto il piacere di invitare un altro imprenditore, Giuseppe Piraino, che aveva avuto richieste di estorsioni. Questo consiglio ha invitato in aula il procuratore Agnello per dare la nostra solidarietà nel momento in cui gli era stato detto da un condomino che la sua presenza dal punto di vista dell'autovettura e quant'altro creava disagi. Insomma, non è un consiglio nuovo a invitare e ringraziare cittadini che si distinguono per azioni in favore della legalità e del rispetto delle regole. Questa mozione è in linea con tutto questo. Io so perfettamente che non c'è nessun consigliere presente all'interno della prima circoscrizione che non condivide questo tipo di iniziative ed ecco perché io ho pensato di continuare con questo percorso, trasmettere sempre messaggi in favore della legalità e del rispetto delle regole. Quindi, l'utilizzo, diciamo, l'impianto di questa mozione è semplicissimo. L'intento è quello di invitare le cinque mamme all'interno di una seduta di consiglio per, diciamo, in qualche modo ringraziarle e farci raccontare com'è che loro sono arrivati a questo punto. Tra l'altro aggiungo che proprio sabato su questa mozione ne ho parlato con il procuratore Calogero Ferrara della Procura della Repubblica, dove gli ho detto che il Consiglio nei prossimi giorni era chiamato a votare questo documento e qualora fosse stato approvato avevo il piacere di invitarlo all'interno di questa seduta. Lui si è in qualche modo reso disponibile a ricevere l'invito. Interventi sulla mozione. Prego, signori consiglieri. Io Presidente. Prego, consigliera Venturella. Grazie Presidente. Sì, ritengo che così come ha detto lei, iniziative analoghe che hanno riguardato, diciamo, spontanee azioni della cittadinanza attiva, attenta e vigile ovviamente ai problemi. Problemi sociali, a tematiche come quella della droga, come quella della prostituzione, del ricordo. Abbiamo fatto anche un incontro con i cittadini e con figure di riferimento
per quanto riguarda l'argomento di tratta delle schiave. È importante, ma mi consenta, Presidente, più che per ringraziare ed elogiare, ovviamente per ascoltare, ed è importante ascoltare e far ascoltare sempre le voci dei cittadini, e allo stesso tempo far sì che noi possiamo essere un luogo che accentra e che raccoglie. Venturella. Sì. Mi sente, Presidente? Capogruppo Venturella, non sì. La sentiamo, non la sentiamo. Non so cosa dire. Venturella, capogruppo Venturella, non abbiamo sentito 30 secondi della sua dichiarazione. Mi sente adesso? Adesso sì. Allora, non avete sentito nulla? No, no, una parte sì, gli ultimi 3-4 frasi immagino. Sì, dicevo che io credo che un'iniziativa del genere sia importante non tanto per meramente ed esclusivamente ringraziare queste mamme, ma per far sì che la circoscrizione sia un luogo in cui si ascolta e si dà voce a cittadini e cittadine che hanno a cuore ovviamente il benessere, in questo caso parliamo di mamme, quindi parliamo di ovviamente senso di protezione della famiglia rispetto a quello che sono i rischi e i pericoli, ahimè, il tema a cui richiama, diciamo, questo tema. Quindi essere un luogo di ascolto e quindi ascoltare e far ascoltare a chi ovviamente mi auguro intervenga a livello di istituzioni, perché situazioni analoghe, quindi tematiche come queste, vanno affrontate nell'ottica della costruzione della collaborazione, perché sicuramente la componente familiare, l'attenzione e la cura familiare in una tematica come quella dello spaccio della droga è molto importante come divulgazione. Ricordo che i progetti che sono partiti, che hanno fatto capo alla scuola Benedetto Croce, se voi ricordate, hanno avuto come impianto fondamentale quello di far conoscere alle famiglie le problematiche, far conoscere ai ragazzi le problematiche inerenti alla tossicodipendenza. E quindi le famiglie hanno il primo grande dovere, che è quello di vigilare sui propri figli. Il territorio ovviamente va controllato, le certe situazioni, azioni vanno lavorate a livelli istituzionali svariati, non per questo assolutamente slegati dalla società civile, non per questo slegati dalle famiglie. Quindi credo che sia un'opportunità deve essere, Presidente, non può essere semplicemente un siparietto di ringraziamenti e lodi, a mio avviso, ma è un momento molto più importante dove costruire veramente ascolto reciproco e necessità di avere delle risposte sempre più forti e certe rispetto a questo tema, che non è passato, che non appartiene ad una moda, ma è purtroppo sempre presente. Noi stiamo parlando in questo caso proprio di spaccio nelle scuole, quindi la tematica è questa, è affrontare l'aspetto in tutte le sue sfaccettature. Come possiamo noi, circoscrizione, essere figure sempre di mediazione territoriali, come possiamo supportare le famiglie, come possiamo supportare le scuole, le istituzioni stesse, quali azioni. Ecco, questa credo che sia la costruzione sana tra istituzione e società civile. Poi per il resto abbiamo un esempio analogo, come dicevo prima, quando sono stati invitati i residenti della via Milano, che erano attanagliati al problema della prostituzione sotto casa, alla fine questo momento, che era soltanto inizialmente un invito sfogatoio di abitanti avviliti dalla situazione, si è trasformata in un momento altissimo invece di scambio, di confronto e di costruzione, perché ricordate, abbiamo avuto le associazioni che si occupano di prostituzione sul territorio e abbiamo cambiato totalmente la visione della cosa. Non era più un problema di fastidio e di pericolo di cittadini in una strada, ma il problema si è completamente trasformato in un problema di tratta di schiave e quindi di
risoluzione di problemi ben più gravi e ben più grandi. Abbiamo aperto altri scenari, ricorderà Presidente. Quindi che questo invito sia un momento alto di confronto e di riaperture, non riaperture perché non si è mai chiuso, di un tema che è sempre attuale e sempre pericoloso, forse oggi più che mai, Presidente, perché conoscere e sapere è la prima forma di, per evitare ovviamente il disastro. Conoscere quali sono i meccanismi dell'assunzione di droghe, i meccanismi anche di spaccio. Oggi abbiamo, noi abbiamo constatato nel nostro territorio, in tutti questi anni, come ragazzini fruiscano di crack, di droghe a quattro soldi, quindi accessibili a tutti. Questo fa tremare perché diventa veramente difficile da controllare. Quindi che queste mamme possano un volano per tanti altri genitori e controllino innanzitutto che stare in un rapporto con i propri figli, quindi fare il mostro fuori, bisogna rafforzare i propri figli. Questo è molto importante, conoscere e rafforzare. Dopodiché è tutto ovviamente, come dicevo prima, da costruire insieme alle figure, sia dal punto di vista ovviamente della legalità che dal punto di vista della, sempre dell'educazione. Ho concluso, scusate se sono stata troppo prolissata. Grazie Capogruppo Venturella anche per la passione e la veemenza che ha messo nella sua dichiarazione. Interventi, prego. Posso? Presidente? Prego, allora, io ho sentito Maria. Prego, consigliera Pitarre. Grazie, prego. Consigliere. Lo condivido pienamente questa mozione. Queste donne sono un esempio. Sono un esempio che è giusto che vengano ricevute in consiglio e che si parli anche del problema. Quello che hanno fatto non è scontato, sono degli atti anche di contrasto che nella società in cui viviamo, ma non soltanto, parliamo anche a livello nostro territoriale, penso un po' dappertutto. Mettersi d'accordo, cinque mamme, cacciare questi spacciatori davanti alla scuola, c'è tanto dietro, Presidente, ci vuole coraggio, ci vuole anche una presa di posizione proprio a livello anche come genitore, di andare proprio a reagire in prima persona e risolvere una problematica, e questo è importante soprattutto come famiglia. Queste donne sono proprio un esempio, credo che debbano anzi girare, e dovremmo chiedere di farle girare per diverse scuole, diversi istituti scolastici, per sensibilizzare, perché quella che è la sensibilizzazione in questo tipo di argomento è molto, molto, molto importante, per un fattore anche di mentalità, combattere quella che è la mentalità omertosa, che è quella che ci attanaglia da secoli, perché quella che poi è la paura va ovviamente ad arrestare determinati atteggiamenti e ne consente altri, che molte volte magari alcuni vorrebbero reagire, ma non ce la fanno perché si sentono soli, non hanno la forza. Invece queste donne si sono messe insieme e hanno creato questa forza. È importante anche per altre, perché poi adesso i consigli d'istituto, che ci sono diversi genitori che parlano, non è più come una volta, secondo me si dovrebbero anche andare a incentivare questi consigli dei genitori nei consigli di istituto, sia per questo problema ma anche per altri problemi che servono per affrontare tematiche molto delicate come questo. Quindi lo condivido pienamente, non mi dilungo ulteriormente e spero di averle presto in circoscrizione e di attivare anche altre situazioni. Grazie, Presidente. Grazie a lei, consigliera Pitarrese, anche a lei un grazie per diciamo, la veemenza e l'impegno che ha messo in questa sua dichiarazione. Prego, consigliere Randazzo.
Grazie Presidente. Cioè, iniziativa che è molto, molto veramente bella. Cioè, avere questi incontri con i residenti e ascoltarli è molto costruttiva. Ascoltare le sue idee e far capire loro, ai residenti, che noi ci siamo e ci saremo sempre. Poi ringrazio veramente queste 5 mamme, coraggio, cosa che dovremmo fare tutti, Presidente, dovremmo fare tutti, in primis noi. Grazie. Grazie anche a lei, consigliere Randazzo. Interventi sulla mozione. Pronto? Presidente. La parola al capogruppo imperiale. Sì, posso. Prego, capogruppo imperiale. Presidente, io dico, condivido la mozione presentata da lei, ritengo un'iniziativa veramente lodevole da parte di queste mamme. Mi auguro che quello che stiamo facendo noi lo facciano anche alla quinta circoscrizione d'appartenenza, ma nulla vieta a noi di invitare queste mamme comunque e ringraziarle personalmente per quanto hanno fatto e per quanto faranno e stanno facendo in quel quartiere. Sarebbe bello avere anche più di queste, avere queste iniziative anche nel nostro territorio, e mi auguro che queste mamme possano servire da esempio per i nostri quartieri martoriati comunque da queste situazioni. Pertanto, Presidente, io voterò favorevole alla mozione e mi complimento con lei per aver pensato a questo invito, che comunque sottoscrivo. Ho concluso, Presidente. Io la ringrazio, capogruppo imperiale, perché lei ha proprio fatto centro dell'impianto della mozione. Il vero senso è solo questo. Interventi sulla mozione, prego. Se non ci sono altri interventi, prego al dottore Militello di mettere in votazione la mozione che stiamo discutendo. Prego, dottore Militello. Castiglia, Nicolao. Favorevole. Imperiale. Favorevole. Pitarresi. Favorevole. Randazzo. Favorevole. Sorci. Tramuto. Valenti. Venturella. Favorevole. Vetrano. Allora, la consigliera Vetrano era anche scrutatrice, ma comunque ci sono 5 presenti, Presidente. Constatata l'insufficienza del numero legale, la seduta è slitta di 60 minuti, così come dal regolamento, quindi alle ore 11:12 verrà richiamato il secondo appello. La videoregistrazione non dovrà essere interrotta. Grazie, a dopo. Che dice, mi scegli l'aula.
No, vabbè, la faccia se la vanno lì. Sì, non è sbagliato. Scusate, io ho avuto una telefonata, che è successo? Perché siamo tre? È mancato il numero legale, consigliere Tramuto. La seduta è aggiornata alle ore 11 e 12. Ah, va bene. Grazie, grazie.
Dottore Militello? Sì, Presidente. E possiamo procedere con l'appello, per piacere? Buongiorno Massimo. Buongiorno consigliere Randazzo. Castiglia. Presente. Nicolao. Imperiale. Pitarresi. Randazzo. Presente. Sorci. Tramuto. Valenti. Venturella. Vetrano. Presidente, ci sono solo due presenti. Vista l'assenza del numero legale, la seduta è chiusa. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno ai porta amministrativa, c'è cioè, dottore Militello, buongiorno. Rocco, buongiorno.